Allora, siamo partiti questa mattina dicendovi: guardate che ci siamo tutti gli attori coinvolti nella realizzazione dei gruppi di cure primarie sono presenti in questa sala. Gabriella Viberti, in rappresentanza della Direzione Sanitaria della Regione Piemonte e dell'ARES, Agenzia Regionale per i Servizi Sociosanitari. Ti prendo immediatamente la cosa. Beh, vi dico subito che se avete dei pomodori da tirare, la giornata prevede comunque una partecipazione anche di più tempo, ecco, non solo di un intervento. Dovrebbe arrivare a fine mattinata il direttore De Micheli e nel pomeriggio l'assessore Artesio. Peraltro, questo no, se avete dei pomodori teneteli. No, no, nel senso che non rappresenta. No, 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 non da tirare, ecco, non da tirare. No, nel senso che c'è, come dire, l'attenzione è tanta, non sono io che intervengo a rappresentare la regione soltanto. E peraltro, mi è stato da parte del direttore dell'ARES anche esplicitamente dichiarato un interesse. Che avrebbe voluto essere un interesse per la partecipazione, poi non è stato possibile, quindi rappresento anche questa parte dell'articolazione del sistema regionale. Intanto Bernabé ha messo a posto tutto. Peraltro sarò anche molto breve perché è tutta una parte iniziale che riguarda l'attenzione che il sistema ha prestato in questi anni di programmazione regionale. Al tema è un'attenzione che è già stata dichiarata e molto bene dagli interventi precedenti, da quello di Nairotti, Giustetto e gli altri. Come faccio ad andare avanti? Qual è questo? Uso questo. Aspetta, aiuto. Ecco, le due cose, ma è questa pagina qui? Ah, questo, sì. Ok. Un inquadramento dell'attuale contesto che poi mi consentirà anche di fare alcune precisazioni sulla richiesta che c'è stata alla Regione e poi qualche valutazione. E però appunto io in realtà oggi sono qua soprattutto per ascoltare. Comincio con il lavoro che è cominciato 3 anni fa, quando come gruppo che ha lavorato al piano sanitario, ci siamo posti i problemi su cui, ecco, va bene, così non faccio guai, di cui abbiamo parlato stamattina. E su questo vorrei fare subito una precisazione, forse non a questo punto ragionare gruppi di cure primarie sì, gruppi di cure primarie no. Questo che cos'è? Forse sia su un versante che sull'altro è fin tempo, non dico perso, ma che ormai abbiamo già tanto dedicato. Il punto è che il gruppo di cure primarie, le unità di medicina generale, sono delle declinazioni di un concetto sul quale mi sembra che ci troviamo tutti concordi, che è quello dell'opportunità di integrare le cure primarie a fronte di bisogni, che sono bisogni nuovi, che sono bisogni esplosivi. Allora, quando si è ragionato, partendo per il lavoro del piano, e qui c'è uno dei componenti del gruppo, non si vede bene cosa esce dalla testina, ma è un nuovo bisogno al fronte del quale abbiamo ragionato. E quindi di lì siamo partiti, pensando a chi è un portatore di questo bisogno, quindi al cittadino da cui partiamo. Le cure primarie sono il primo momento di accesso, il medico di medicina generale è il primo momento. E difatti quel capitolo del piano che introduce i gruppi di cure primarie è un capitolo che si intitola Le porte di accesso come momento integrato. Allora, ragionando su questo versante, la realtà che ci è apparsa, e andiamo a vedere dopo, no, ecco, guarda, vado giù. Ah, ecco, ho trovato, finalmente. Allora, il punto di partenza che ci siamo trovati era quello comunque di una regione che non va giù in luce da succede. Ah, che ha già comunque una diffusione. Adesso è andato giù troppo. Ah no, eccolo qui. Ecco, che ha già una diffusione della medicina di gruppo che è al di sopra della media regionale. E quindi partivamo, sono anche cieca, da una percentuale che nel 2003 era del 6% di medicina di gruppo e oggi nel 2007 è arrivata al 22%. In realtà
quello che su cui abbiamo ragionato molto, la cipolla, anche con Camilla che ha fatto parte del gruppo, è che la cipolla è composta da più soggetti. Il limite di queste forme di integrazione è che si tratta generalmente di forme di integrazione monoprofessionali. La Regione Piemonte ha messo sul tavolo delle risorse, che sono le risorse infermieristiche e amministrative dei gruppi, di cui oggi si è anche parlato. Ma ci sono dei soggetti dentro le cure primarie, che sono le persone del distretto, che sono il personale sociosanitario, che come sistema regionale ci premeva lavorassero integrate con i gruppi di medici. E allora la declinazione gruppi di cure primarie è semplicemente questo, semplicemente questa opportunità di integrazione di tutti i soggetti che lavorano dentro le cure primarie. E quindi attenzione, perché poi viene naturale, quando si ragiona da un punto di vista, vedere meglio la miopia. Io sono molto miope, ve ne accorgete tutti, e quindi vedo molto meglio quello che ho vicino e molto peggio quello che è lontano. Ciascuno di noi vede molto meglio quello che è vicino a sé, e quindi vede meglio la propria attività, il proprio sforzo, i propri obiettivi e le proprie frustrazioni. Ma le attività, lo sforzo, gli obiettivi, le frustrazioni dei soggetti che lavorano accanto a noi, voi pensate al sistema sociale che ha una serie di problematiche, di bisogni da affrontare e di risorse che sono oggi molto, ma molto, ma molto più scarse di quelle che si trova a, di cui si trova a disporre il sistema sanitario. Allora, mettere insieme tutti questi pezzi di sistema è la scommessa del gruppo di cura primaria, è una declinazione. Poi, se decideremo nell'arco di questo processo di programmazione, che è una declinazione che va rivista, tutte le declinazioni sono, non prevedono tante modalità, ecco, su questo possiamo ragionare e lavorare insieme. Adesso affrontiamo la prossima. Questa è semplicemente la diffusione della, a luglio 2007, delle forme di integrazione della medicina generale. Poi ecco la declinazione del gruppo di cure primarie della Regione Piemonte, cosa il piano ha previsto e quindi il riferimento, una declinazione che è stata poi ulteriormente, ecco questo, che è stata ulteriormente specificata. Ecco, su questo ci sono degli strumenti che la Regione ha messo in piedi, qualcuno, poi alla fine parlerò delle risorse, ma qualcuno prima chiedeva rispetto al ruolo regionale qual è lo sforzo che si è fatto. Allora, lo sforzo iniziale è stato quello di prevedere un momento di attenzione al tema, al problema che vi ho illustrato prima, attraverso le indicazioni del piano, ma anche attraverso un lavoro di definizione di cos'è questa declinazione che la Regione Piemonte ha individuato. Allora, nelle linee di indirizzo che sono state consegnate nel marzo del 2007, un poco più di un anno fa, concertate con le direzioni delle ASL, concertate con le rappresentanze sindacali della medicina generale, sono stati definiti una serie di caratteristiche sulle quali si sta ancora discutendo, perché poi ovviamente sugli obiettivi, sugli strumenti, sulle risorse e sui soggetti interessati. Dimmi però qual è di questo che devo girare, così lo... ecco, avanti. Ecco, e ci stiamo ancora ragionando insieme, però io non va. Però se lo canto io non va. Ah, lo devo puntare bene. Quindi c'è un modello, c'è una discussione. Forse la giornata di oggi ci arriverà a capire di più meglio dove dobbiamo arrivare. Adesso provo, affronto la macchina. Ma perché non funziona? Perché? Ah, ecco, e questa è Camilla che va in montagna, perché siamo arrivati, la macchina ci ha portati qui, perché la declinazione di questa idea nell'ambito regionale ci consegna delle realtà. Camilla l'ha descritta bene, è stato anche un modello di fronte a cui siamo riferiti lavorando per il piano sanitario. È un modello che sicuramente non si può proporre tutta la regione, e quindi le esperienze descritte stamattina ce lo dicono. Altre esperienze,
altre esperienze. Guarda, vieni qua, guarda, non c'è niente, stai qua. Vai avanti, ecco. No, no, ce n'è un'altra in mezzo, aspetta. Prima di Camilla, vai indietro. Ah, oh, eccolo qua, questo è Sabbi, questo è Diego Sabbi che avrebbe dovuto essere qui stamattina. Diego Sabbi ha partecipato al gruppo regionale che ha definito il piano sanitario, che ha lavorato al piano sanitario, lavora in una medicina di gruppo, gruppo di cure primarie, perché lavora con il distretto, quindi poi vedremo insieme. Comunque nella zona dell'Alessandrino stamattina avrebbe dovuto essere presente, non so se c'è il dottor Barresi che è il direttore di distretto, no, non ad Alessandria, aveva garantito la sua presenza. In quella realtà sono sorte una serie di strutture, se ne è accennato stamattina, che prevedono una forma di integrazione un poco più complessa, perché dentro quella cosa descritta che prevede l'integrazione di tutti i soggetti delle cure primarie ci mettono anche dentro dei servizi ad accesso diretto, il consultorio, il CERT, il centro di salute mentale, l'articolazione del servizio di prevenzione. È una scommessa un poco più articolata che certe ASL della regione stanno facendo, nell'Alessandrino, nell'Astigiano. È una scommessa sicuramente più difficoltosa, e difatti chi l'ha intrapresa sta lavorando come dire, con dei progetti che a volte non si sono ancora avviati, perché ad Asti, ad esempio, la Casa della Salute non sono ancora neanche si è avviata la costruzione in questo momento. Ma è una scommessa che non è peraltro la scommessa regionale, perché la scommessa regionale del piano si colloca in un momento di programmazione ancora un poco più meno ambizioso, diciamo, però va vista con interesse, e quindi mi spiace che oggi non ci sia la zona dell'Alessandrino. Quindi un percorso, ecco, che si articola nella realtà regionale, ma che, ecco, non so se si capisce tanto bene qua, per capire anche cos'è il gruppo di cure primarie, cos'è questa forma di medicina integrata, mi piace descrivere con uno schema che è quello che è riferito a un'attività che si fa nel gruppo del dottor Rivero. Il gruppo di cure primarie fa dei percorsi integrati, ecco, questo è l'aspetto più importante. Se riusciamo, oltre a tutte le cose che avete detto, perché avete già detto quasi tutto voi e quindi queste cose non le ripeto, ma se riusciamo i principali percorsi di cura dei pazienti cronici a trasformarli in percorsi integrati, ed è quello che oggi non sono, questa abbiamo vinto la scommessa. Allora, nel gruppo di cura, nel gruppo di Borgo Dora, il paziente che ha problemi di ausili protesica, che oggi in qualsiasi altra realtà deve rivolgersi a una serie di uffici dell'AS, deve rivolgersi allo specialista, deve rivolgersi alla farmacia, al negozio, oggi in quella realtà fa due o tre giri in meno, e con una serie di attività che si fanno in quel gruppo, lo specialista va lì due volte, il gruppo interagisce con gli uffici dell'ASL, si evita due o tre giri e ha lì la risposta, ecco, che cerca. Quindi, per carità, come dire, ancora una cosa che è un po' congegnata in modo, se vogliamo, artigianale, ecco, però in questa realtà la direzione del distretto, questo andiamo pure avanti perché l'ho già detto, no, ancora avanti, dov'è il direttore di distretto? Più in giù, avanti, avanti, poi torniamo indietro, non c'è. C'era una foto che vi volevo far vedere perché riguarda il direttore di distretto di quella realtà. Andiamo avanti, molto avanti, i progetti avviati, avanti, avanti. E dopo questo, perché mi interessava, ecco, questo è il dottor Tegani, che è il direttore del distretto dove insiste la medicina di gruppo di quell'ASL. Il dottor Tegani è un mago che ha trasformato i bisogni di quella realtà in una risposta integrata. Probabilmente, ecco, è su questo che sarà importante ragionare, peraltro con il dottor Costa all'Ares stiamo lavorando su dei, e non è l'unico medico di medicina generale che interviene a lavorare su dei percorsi integrati anche nell'agenzia che supporta a livello metodologico i percorsi regionali, e quindi sarà importante insistere su questa integrazione. Ecco, quindi senza possiamo tornare indietro adesso, senza evidenziare le specificità
realtà, ma evidenziando quelle che sono le opportunità dell'integrazione. Ecco, fermiamoci qui. Questo, ecco. Adesso, sull'esistente è stato fatto un rapportino che è disponibile di là, che sintetizza l'esistenza. A questo punto vi rimanderei a tutto quello che c'è scritto lì, ma semplicemente questa cartina del Piemonte che articola le nuove ASL, e non si vede forse tanto bene a distanza, ma il verde più chiaro e più scuro rappresenta la percentuale di medici in medicina di gruppo. Allora, le ASL dove la medicina di gruppo, le ASL del verde più scuro, allora ad esempio Alessandria, Asti, Cuneo 1, Torino 3 in particolare, ma anche tutte le ASL della cintura, Torino 5, sono quelle che hanno delle percentuali più elevate di medicina di gruppo e dove sono sorte le prime esperienze di aspiranti gruppi di cure primarie, che mi piace chiamarli così. E quindi è lì che bisognerà concentrarsi, e questo ci consegna l'immagine di un percorso che è un percorso in evoluzione. C'è una struttura nel Vercellese dove però fino a un anno fa non esisteva neanche una medicina di gruppo. Allora lì il percorso, se vogliamo, è un percorso che andrà assistito in altro modo, con altre risorse. Adesso poi arriveremo al punto delle risorse, ma se il percorso delle ASL di Asti e Alessandria va in una direzione più avanzata, che è quella di una struttura più complessa che integra anche i servizi ad accesso diretto dell'ASL, mi interessa un percorso in una realtà che ha già un modello di integrazione più avanzato di altre realtà. Allora, quindi questa è un po' la fotografia a fine 2007, ma mi sembra una fotografia che bene illustra il fatto che le aziende percorrano dei percorsi di integrazione che sono assolutamente coerenti e congruenti con la loro realtà. Poi, andando avanti, io chiudo adesso, vi rimando, questi sono i dati sui gruppi partiti, però allora i 12 o 13 già partiti di cui si parla, che sono quelli arancioni in ogni quadrante, e i 12 o 13 che sono sul punto di partenza, nel senso che non hanno ancora avviato un'attività, ecco, quelli che hanno parlato stamattina fanno parte dei gruppi arancioni, i gialli che stanno per avviare l'attività sono un'altra quindicina, quindi abbiamo una trentina di progetti su cui concentrare un'attenzione che è un'attenzione, dicevamo prima, di programmazione, di destinare delle indicazioni, ma anche è stato fatto un percorso culturale, si diceva stamattina, ma destinare anche delle risorse, e vorrei chiudere su questo versante. Nel rapporto trovate anche l'indicazione delle attività che in questi gruppi si fa, viene fatta, e quindi lo vedete. Poi, andando avanti, ecco, una valutazione che tenga conto di questi aspetti, quindi superiamo il nostro, ecco. Ho provato a fare una valutazione dell'esistente, dei dati che sono descritti nel rapporto, con quella che è l'analisi che viene definita SWOT, e cioè i punti di forza, i punti di debolezza che sono intrinseci all'organizzazione e le opportunità e i vincoli che ci arrivano dall'esterno. Perché molte volte tutti noi, anche io lo vedo, ed è un meccanismo che rischia di attorcigliarsi, se a livello regionale si dice ma sono loro che pretendono, che sono esosi, eccetera, e se a livello di singola organizzazione si dice ma è la regione che non ci dà quello che vogliamo. Perché io penso che se siamo qui tutti stamattina è perché tutti ci facciamo adesso un bel culo, insomma, no? Scusate l'oxfordismo, però è vero, no? Cioè destiniamo delle risorse anche di più di quello che possiamo spendere magari in un contesto normale per un'idea che ci piace. Allora, su questo versante ci sono dei punti di forza che sono interni all'organizzazione, che sono ad esempio questa disponibilità grossa che chi crede in un'idea ha, e quindi questi sono i punti di forza, e anche il fatto che comunque la medicina generale intercetta quello che alcuni studi anche qui hanno confermato, almeno l'80% degli accessi al servizio sanitario, e quindi semplificare o complicare i percorsi, come in questa vignetta, è un punto, cioè il medico di medicina generale è il soggetto. Quindi
Su questo io penso che ci sia una forte consapevolezza da parte regionale che non se ne può prescindere, mentre ho finito, comunque i punti di debolezza forti sono la resistenza al cambiamento. Allora voi ci chiedete: non date i soldi alle strutture ospedaliere che parlano, gridano più forte, ma la domanda che io vi faccio, perché non vorrei che non mi tiraste troppi pomodori, è: ma lasciateci ridare i soldi ai gruppi di cure primarie, noi li vogliamo dare. Il problema è che le risorse che ci sono, perché ci sono delle risorse destinate agli sportelli unici, ci sono delle risorse destinate a un progetto regionale di carriera salute che verranno dirottate. Ecco, abbiamo dirottato delle risorse destinate alla prevenzione, alla medicina generale, ma se queste risorse si chiede a gran voce di destinarle a tutti i medici, anche non a quelli che hanno forme di integrazione in gruppo, questo vorrà dire che come il percorso regionale cure primarie e ospedale non è così chiaro, anche il percorso della medicina generale verso l'integrazione non è così chiaro al programmatore regionale. Quindi questo ve lo dico, ed è poi magari ci possiamo anche ragionare nel corso della giornata. Le opportunità invece e i vincoli che arrivano da fuori sono, per quanto riguarda le opportunità, il nuovo processo di programmazione innescato dal piano, che di fatto consegna alle cure primarie un'importanza di tutto rilievo ed è innegabile. E poi questa importanza è stata di fatto ribadita dagli obiettivi che sono stati dati ai direttori generali per i piani di riqualificazione e di rientro del 2008-2010. Sono obiettivi di rientro, i fondi sono stati dati alle ASL, poi c'è qualche direttore generale che ci dirà qualcosa su questo, ma sono stati dati su degli obiettivi che sono in buona parte obiettivi di sviluppo dell'attività territoriale. Lì dentro, quegli obiettivi che sono stati dati in una delibera di aprile ai direttori, ci sono anche degli obiettivi di diminuzione del tasso di ospedalizzazione per i ricoveri per patologie croniche. Se io sul territorio intercetto patologie croniche, curo patologie croniche, le patologie croniche poi non si curano ma si controllano, e lo fate voi, mi insegnano, però questo vuol dire che il sistema dovrà destinare meno risorse all'attività di ricovero. Noi questo abbiamo chiesto ai direttori generali in un obiettivo di fare, ecco, tutto questo per sviluppare basta, forse chiudiamo qui, forse è meglio. Ah, ecco, questo era quello della carenza di risorse, tutto questo della carenza di risorse, c'era un ragionamento di Neirotti, forse, a cui volevo ancora rispondere e poi chiudere, perché per quanto riguarda la questione delle risorse, è il problema, perché le risorse oggi non sono date al sistema. La regione Piemonte è una delle 7-8 regioni, non le 6 più Canaglia, ma una di quelle subito dopo. Le risorse non ci sono. Quello che si è riuscito a fare finora, come ho detto prima, è stato dirottare delle risorse destinate alle attività di prevenzione ai soggetti che la prevenzione la fanno, alla medicina generale. Adesso si tratterà di concertare le modalità di distribuzione di queste risorse, ed è qui che vi ripeto, se la scelta del sistema regionale, dalla mia parte, è destinarle all'ospedale piuttosto che alle cure primarie, la scelta vostra è capire, perché ci sono delle attività che possono essere fatte dal medico singolo, ma ci sono delle attività che a nostro parere possono essere fatte solo nel gruppo integrato. Per quanto riguarda ancora, rispetto alle risorse, un altro aspetto da tenere presente è che se l'investimento che la regione ha fatto, l'ha fatto con le cose che vi ho detto, forse non sono stata completamente esaustiva, ma poi avremo modo magari di tornarci anche quando arriverà il dottor De Micheli, tenete presente che... tenete presente che esiste un livello di investimento che può fare l'azienda, che alcune aziende stanno facendo, alla quale mi pare che non si desti la dovuta, si presti la dovuta attenzione, perché certe aziende hanno investito le scarse risorse che sono state ripartite dalla regione in incentivi ad alcuni gruppi, chiamiamoli gruppi di cure primarie, ottenendo in cambio ad esempio risparmi di tassi di ricovero, di tassi di prescrizioni, di prestazioni diagnostiche o farmaci, e in questo modo
facendo un investimento di sistema. Quei direttori ritengono in quelle ASL che spenderanno di meno, che risparmieranno risorse, fortemente incentivando e responsabilizzando la medicina generale. Ecco, io penso che varrebbe la pena anche di ragionare su questo versante, nel senso che se vogliamo ragionare a livello di sistema, il soggetto coinvolto è la regione, ma la regione nella sua funzione, come si chiama, di corporate governance, si dice, insomma, di soggetto che è il, come dire, il capofila di una serie di aziende che sono le aziende nelle quali voi vi trovate. Avete chiesto anche una responsabilizzazione maggiore, io penso che vada data alla medicina generale, ma allora si tratta di interagire tra la direzione generale e la medicina generale per far uscire tutte quelle cose che poi sono state dette stamattina. Adesso scusate perché io non... No, ovviamente grazie dottoressa Viberti, ovviamente gli argomenti sono caldissimi. Guido Giustetto, un paio di conclusioni, poi facciamo rapidissimi un break, ci fermiamo e poi avremo l'intervento dei nostri due consulenti commercialisti e poi partiremo con le riflessioni intorno ai servizi offerti.